Buonasera, benvenuti ad un nuovo numero di replay. Come vedete c'è subito un titolo indicativo su quanto è accaduto nella prima partita di campionato con il Pescara che ha pareggiato a Cremona. Mandorlini ci fa un baffo, un titolo ironico perché il baffo Pillon è riuscito a pareggiare al 94esimo. Iniziamo in maniera inedita in una location nuova, in una scenografia del gruppo Muccianti, in questo studio nuovo che racconta le varie tappe della storia del Pescara, partendo dall'ultima foto di Pillon che abbraccia Mancuso, per poi fare un passo nella storia con le promozioni della Pescara. Qui è inquadrato ad esempio Mosti che giocava nel Pescara di Cadè, poi c'è Immobile nella promozione di Zeman. Qui abbiamo Leo Junior che abbraccia, anzi stringe la mano a Diego Maradona ai tempi di Galeone. Poi abbiamo Andreuzza che marcava il famoso Paolo Rossi nell'anno anche della promozione di Angelillo, e chiudiamo poi questa prima sequenza con la Padula nell'anno di Massimo Oddo. Ecco, questo è un libro di immagini, di foto storiche del Pescara, quindi si riaccendono i riflettori su Replay. Tra qualche istante, dopo la sigla e la pubblicità, entreranno gli ospiti del primo numero di Replay. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo in via De Gasperi 45 e a Montesilvano in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. E allora un nuovo buonasera alle 21.06 dallo studio centrale di TV6, la nuova location che vi abbiamo illustrato prima della sigla. Andiamo a presentare gli ospiti di questo primo numero della stagione 2018-2019 di Replay, che giunge al 35esimo anno di vita. Abbiamo il piacere di avere in studio il giovane collega di Sport Italia, Luca Cilli. Buonasera Luce, ciao, Luca, ben ciao, rivisto. Buonasera. Un ben ritrovato ad Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera. Totò, confermatissimo in questo salotto di Replay. Hai visto Totò quante immagini passato? Bello. Bellissimo. Grazie anche a Paolo Sinibaldi, buonasera Paolo. Ciao, che ha lavorato Enrico tutta l'estate, quindi è il più stanco di tutti, però sei in gran forma. Buonasera Paolo. Non so se ha lavorato come lui, Luca Pennese, buonasera Luca. Buonasera. Ben rivisto anche a te, hai la foto di Immobile dietro, bei ricordi anche di Ciro Immobile. Meraviglioso. Ha sicuramente lavorato come sempre Riccardo Clinco, però la palma della Medusa credo che abbia lavorato. Buonasera Riccardo. Hai ragione. E un altro che ha lavorato, si vede dal suo viso pallido, Francesco Di Francesco. Salve. Buonasera a tutti. Francesco, ritrovati. Allora, abbiamo titolato Mandorlini ci fa un baffo, la solita polemica con il tecnico della Cremonese, però ne parliamo tra poco perché devo salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Noi non ti sentiamo, non so se ti sentono fuori, però va bene lo stesso. Forse ci sono. Adesso ti sentiamo. Buonasera a tutti, buon campionato, buona stagione a tutti. Sarà una stagione nella quale impareremo a convivere con diverse partite anche il lunedì sera. Serie A e Serie B, Monday night per entrambe, accade anche in questo lunedì. Un risultato a sorpresa per il momento a Roma, perché l'Atalanta in vantaggio 2-1, aveva segnato Pastore per la Roma, poi Castagna e Rigoni hanno ribaltato il risultato. A sorpresa perché l'Atalanta sta schierando diverse seconde linee in vista dell'impegno di Coppa con il Copenaghen, mentre in Serie B è iniziata da poco Benevento-Lecce, uno dei match di cartello della prima giornata, 0-0 per ora il match in terra sannita. Un'ultima cosa Enrico, una notizia dell'ultima ora che interessa il Pescara in vista del prossimo match contro il Livorno, Livorno che sta perfezionando il tesseramento del centravanti Filip Rajčević, che era svincolato e potrebbe essere dunque avversario del Pescara domenica prossima. L'Adriatico Cornacchia, a te. Intanto vado a salutare Maurizio Dagui in regia, i nostri tecnici Roberto Pulimanti, Gaetano Terio in questa nuova location del gruppo Muciante. Qui si accendono i riflettori, quindi una scenografia completamente nuova. Totò De Leonardis, allora è iniziato un nuovo campionato. Per te che numero è? Da quanti anni segui il Pescara, Totò? Perché dobbiamo andare anche
In ordine di età questa sera? Dal 71 più o meno. Dal 71, quindi sì, non sì. Ci sono però foto qui di Cantarelli, no, di no, no. Però, Cavallito. Però alle mie spalle c'è la famosa, una delle partite col Vicenza, quindi questa è la partita casalinga, vincemmo 2-1. E fra queste foto di un libro storico del Pescara, perché qui sfogliamo tante pagine, l'ultima riguarda Pillon che abbraccia Mancuso a fine partita. Ancora una scena che ci identifica la passione, la voglia di questo allenatore che sta entrando nel cuore dei tifosi pescaresi. Luca Cilli, anche all'esterno, fuori da Pescara, si ha la sensazione che questo tecnico abbia subito avuto un contatto diretto con i tifosi, con la squadra, insomma subito amato da una piazza che viene considerata un po' mangia allenatori. Però se poi il tecnico ci sa fare... L'impatto è stato assolutamente positivo, ma è stato positivo anche ascoltando, mi capita, addetti ai lavori, coloro i quali magari ci conosciamo, capita di parlare del Pescara, sanno tutti che insomma sono di Pescara e seguo sempre la mia squadra del cuore, e mi hanno detto in molti comunque di Pillon, che è un tecnico estremamente capace, che aveva tanta voglia di ribalse. Credo che sia il valore aggiunto del Pescara in questa stagione. E credo che abbia trovato l'ambiente ideale e soprattutto la squadra per lui, fatta di giovani molto bravi, perché ovviamente per motivi di lavoro su Sport Italia abbiamo seguito tutto il mercato estivo. Il Pescara non è stato elogiato molto, è meglio così da un certo punto di vista, ma il Pescara si è assicurato i migliori ragazzi in circolazione. Alcuni li abbiamo visti, altri li impariremo a scoprire. Sul mercato, sì. Perché tutti sostengono meglio essere partiti a fari spenti, senza grandi aspettative. Può essere anche questo un segreto, Totò De Leonardis, quest'anno? Ma io penso di sì. Penso di sì, perché proprio nella storia del Pescara esiste questa verità. Quando sei partito senza questi voli pindarici, perché poi sono quelli all'inizio della stagione, senza la pretesa di fare comunque un grandissimo campionato, il Pescara ha avuto le migliori fortune, tutte le promozioni sono nate così. E quindi credo che questo sia stato una bella partenza. In più ci ha regalato subito una squadra, adesso a prescindere da quello che può essere il valore di questo Pescara, a me quello che ha colpito è comunque la compattezza, il carattere di questa squadra, che già ha delle idee ben precise, insomma anche carattere, la capacità, la reazione che c'è stata nella prima partita, ma l'avevamo vista anche in precampionato, una squadra che è un po' l'immagine di questo allenatore, che fa della praticità, dell'esperienza il suo cavallo di battaglia. A me ha fatto una buonissima impressione la squadra, mi è sembrata quasi la continuazione di quel finale di stagione caratterizzato proprio da questa verità, cioè che comunque una squadra coesa, compatta, solida, che a prescindere da quello poi il suo valore credo che lo scopriremo strada facendo, perché è troppo presto. Però già puntiamo ai playoff, non puntiamo esatto, playoff, questa è la prima, l'errore più grosso. La cosa che stiamo scoprendo in questo momento è che questa è la squadra che è l'esatta. Perché sorridi, Pennese? Enrico. Terzo gol dell'Atalanta, Roma 1, Atalanta 3, clamoroso all'Olimpico. Allora, l'errore che vuole fare Luca Pennese è quello di dire... Il Pescara secondo me è una squadra costruita per lottare e per centrare i playoff, perché diceva bene Luca che ha preso i migliori giovani in circolazione, ha mantenuto giocatori importanti, me ne vengono in mente un paio, Brugman... ha preso Memusciai, quindi ci sono secondo me tutte le qualità, e ha confermato un tecnico che ha dimostrato in 4 mesi che con un basso profilo si possono ottenere fiducia, risultati, credibilità. Qualcuno si associa all'idea di Luca di fare già delle proiezioni o no? Francesco, no? Ma più che le proiezioni, si parte in modo migliore rispetto allo scorso anno, al di là dei risultati che potranno arrivare subito, perché intanto l'allenatore accontenta tutti, intanto non ci sono venticelli di polemiche, di cose che piacciono e che non piacciono. Mi aggancio a quello che ricordava Luca 2 di Luca 1, la scelta di
giocatori che offrono le migliori garanzie su tutti, escludendo per un istante i giovani che a volte possono avere alte e bassi, ma un giocatore come Memushai in Serie B, in un centrocampo dove già c'è Brugman, dove ci sono altri giocatori che si conoscono, credo che siano tutte premesse, tutte garanzie comunque per una stagione decisamente diversa da quella dello scorso anno. Quindi c'è ad esempio un tecnico che divide la piazza, un tecnico che entra un po' nella simpatia generale. Non solo, ma anche entra nella simpatia generale perché negli ultimi mesi, certo, quando è stato qui, ha fatto quello che ha fatto. Come ricordavo lo scorso anno come stagione televisiva, ma pochi mesi fa, più volte Totò, questo era un allenatore che ha un curriculum decisamente buono, l'anno scorso di questi tempi si facevano discorsi completamente diversi, adesso si fanno discorsi proiettati all'ottimismo, ma ottimismo che nasce da una realtà luminosa. Però Riccardo è importante restare con i piedi a terra, perché questo è un po' il segreto anche di questo inizio di campionato. Facciamo andare avanti gli altri, poi vediamo. Sì. Oppure ti vuoi sbilanciare? No, non voglio ancora sbilanciarmi, anche se devo dirti che sono molto contento della prestazione della squadra. Ho visto una squadra che lotta, una squadra che adrenta, una squadra che ha iniziato veramente a giocare dopo il gol subito, e i primi 20 minuti erano forse la prima giornata, ma l'allenatore ha trasformato questa squadra in una squadra di carattere. E questo per noi è importantissimo. Ho visto Cocco. Qui chi ha sbagliato? Perrotta, Ciofani. Ecco, Totò? Ah, secondo me l'unico vero errore l'ha fatto Perrotta a non fare il fallo, insomma, perché a quel punto, cioè Carretta l'avevamo visto. Ma rivediamo un attimo questa azione, Maurizio. Già l'anno scorso, velocissimo, lui ha fatto una progressione di 60 metri, ha seminato tutti quanti. L'unico modo per fermarlo era comunque magari fare un fallo tattico, perché la squadra era tutta sbilanciata. Ma non solo, proprio soprattutto per la velocità di Carretta, che andava tre volte però più veloce. Però questa è stata l'unica distrazione della direi squadra. Di sì. Direi, anche perché in quel momento, insomma, Pescara, dopo un inizio un po' diciamo timido, sta prendendo la situazione in mano. Infatti non a caso c'è scappato il contropiede, perché in quel momento il Pescara stava cercando proprio di fare il suo gioco. Luca Cilli, chi ti è piaciuto di più in questa partita? A me è piaciuto molto Brugman e ho sperato fino alla fine che il Pescara potesse in qualche modo mantenerlo. Proprio lui ha sfiorato il pareggio proprio sì, con quella traversa. Ma secondo me è il miglior centrocampista in circolazione in Serie B, o comunque tra i migliori, e secondo me il Pescara è il miglior centrocampo della B, o comunque tra i migliori. E siccome Brugman aveva una forte richiesta dal Parma, dentro di me speravo che in qualche modo potesse il Pescara riuscire a mantenere Brugman. A me è piaciuto molto, molto lui, e io sono d'accordo con Luca, perché è vero che siamo partiti a fari spenti, è vero che il Pescara non viene considerato. Ecco, tu che grandi. Hai fatto mercato, però non hai chiuso la porta, no, quest'anno, perché non era ce la facevano difficile chiudere. Che voto dai al mercato del Pescara? A me è piaciuto molto, per me personalmente 7,5, tra l'altro operazioni molto intelligenti. C'è questo bel rapporto con l'Atalanta che secondo me è importante, e anche con l'Inter, perché sono i due migliori settori giovanili in assoluto e i risultati sono a testimoniarlo, lo abbiamo visto perché noi seguiamo il campionato primavera, e questa è una cosa molto importante, operazioni molto intelligenti, sono stati mantenuti i giocatori più importanti. E soprattutto, non lo dico io, ti ripeto, parlando anche con gli addetti ai lavori, spesso finiamo a parlare del Pescara, e ho parlato sia con Corvino che con Petrachi, Corvino della Fiorentina e Petrachi del Torino, che per me sono tra i migliori in circolazione tra i direttori sportivi, ed entrambi mi hanno detto: quest'anno vi divertirete. Quindi 7,5 se ne intendono, insomma, i due. Sì, però anche i grandi possono sbagliare, ci auguriamo di no. Speriamo di no. E che voto dà Francesco al mercato del Pescara? Poi chiudiamo questa parentesi di mercato e parliamo del campionato. 7+. Per non dare lo stesso 7,5 o 8 e non sbilanciarmi più del necessario, perché qua il discorso siamo tranquilli e onesti. Se adesso si
arriva un risultato con il Livorno, poi l'altra partita, poi altri miglioramenti, va bene, ma se poco poco, per una fase di crescita, per una fase di gioco, perché ci può essere la giornata storta, poco poco arrivano uno o due risultati non nelle, in preventivo, no? Esatto, ma nelle previsioni e hanno sbagliato quelli che quello ha sbagliato e si riaprono tutte le polemiche. Uno deve essere convinto. No, dico in generale, io non sto dicendo quasi a voler mettere le mani avanti e essere pronto poi a rimproverare quelli che cominceranno solo a polemizzare. 7 più, però sì. Dopo non puoi cambiare dicendo che altro era da 5. No. A oggi è 7 più, ci mancherebbe. Okay. Poi bisogna vedere il campo che cosa dice. Se poi il campo mi smentisce, se che me ne frega che smentisce a me, se il campo mi smentisce, perché vuol dire che poi non va bene il Pescara. Riccardo, voto? Desperaggia la piana, che tu quando è P dai 14. Calma. Voto anch'io tra il 7 e l'8, e ci siamo rinforzati in centrocampo, ci siamo rinforzati in difesa, abbiamo il punto interrogativo in attacco. Sì. La conferma di Cocco è importante, perché se recuperiamo questo giocatore allora il mercato è veramente anche da voto superiore. Abbiamo questo punto interrogativo di questo ragazzo che deve dimostrare. Quindi tutto dipende da Cocco? Tutto dipende da parte dell'attacco, nel senso che abbiamo preso dei giocatori giovani, è tornato Del Sole, è rimasto Capone, però il vero acquisto della punta centrale Cocco non è stato fatto. Abbiamo Cocco, che l'avevamo già, quindi forse io mi aspettavo quest'anno l'acquisto della punta centrale. È arrivato Monachello però per il momento non ti piace. Aggiungo velocemente, lo sapete meglio di me, tutti gli acquisti sono stati fatti in, come possiamo dire, non in contemporanea, sotto lo sguardo attento dell'allenatore. Ecco, diciamo così. Quindi vuoi dire, senza fare vecchie polemiche, non è stato fatto? No, nel passato non lo so, qualche volta non è stato questo, fatto. Vuol dire che non è stato fatto. Sì, che nel passato. Ma tu, secondo me, a 70 anni, voglio bene, se tu lo sai. Sottolinei questo, sottolineo quello perché quest'anno è stato fatto. Perché quest'anno è stato fatto. L'anno scorso, io ho capito, non voglio tornare a dire l'anno scorso, perché ce n'è uno vicino, un altro più in là, un altro dietro alla porta, mo si riaprono le polemiche. Fermati. Quest'anno la campagna acquisti e vendite è stata portata avanti in contemporanea con il presidente, l'allenatore, i direttori sportivi, il repetto e tutti gli altri, e quindi ci sono tutte le premesse per una stagione. Chiudiamo il discorso sul mercato, poi andiamo in pubblicità. Luca, Paolo e Totò. Luca Pennese. Voto alto, mio malgrado, il mio pensiero si avvicina a quello di Riccardo. Il punto interrogativo è legato al rendimento dei due centravanti. Se uno tra Cocco o Monachello riuscirà a superare la doppia cifra, sarà un mercato che avrà portato in dote un campionato di vertice, perché tutto lì. Paolo Sinibaldi, ti abbiamo già capito, Luca. Paolo. No, il voto è alto, magari io ci andrei un po' più piano, ma non perché non sia buono. Io l'ho detto anche in precedenza, cioè prima della partita di Cremona, perché adesso magari forse i voti sono anche un po' cambiati. Sicuramente sì, anche perché ho dato 5,5-6. No, ma non voglio dire, non ce l'ho con Francesco o con gli altri, assolutamente. È perché abbiamo visto cambiare gli umori tante volte qui a Pescara. Io personalmente non faccio l'indovino e non lo voglio neanche fare, cioè provo più o meno a capire, e mi sembrava già buono il gruppo che era stato formato con una logica quantomeno, quindi il voto per me era già più che sufficiente. Quindi, prima voto? 6,5. Poi il voto e poi la motivazione. Sì, voto? Sì. Ma il voto ti dico subito non giudicabile, perché veramente a me stupisce queste certezze che abbiamo dopo una partita. Si può dare siamo andati avanti per tutta l'estate dicendo questa è la squadra comunque da scoprire, come giusto che sia, credo che sia anche nelle altre piazze sia questo tipo di discorso, che non sappiamo quale può essere il valore di questa squadra anche rispetto alle altre, perché poi il problema vero da capire è questa squadra, quello che vale, quanto vale rispetto alle altre. Noi intanto abbiamo visto la prima giornata di campionato il Verona che si ferma
che doveva ammazzare il campionato, che si ferma col Padova. Il Crotone, che era l'altra grande favorita, che becca 3-0. No, per dire, andiamoci piano. Io credo che in questo momento sia più opportuno vedere magari quali possono essere le carenze di questa squadra, i problemi, piuttosto che dire e prevedere che comunque sarà una squadra che è costruita per fare un campionato diverso e via dicendo. Per me, voglio dire, cioè, ognuno è padrone di quello che, delle sue idee, però ma a me sembra una cosa fuori luogo, nel senso che noi, io per, posso dire dopo, o te lo dico dopo, quello che ho visto io in questa prima fase della stagione, che ci sono dei problemi dell'attaccante. Ne parliamo tra poco. Esatto, dei problemi. Sì. Allora, Antonio non vuole dare il voto, noi andiamo in pubblicità, tra poco risentiremo qualche brano delle interviste raccolte anche a Cremona, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 21:29 minuti, rientriamo in diretta. Luca, perché sorridi? Perché non sei d'accordo sulle valutazioni di Francesco? No, per carità. Aggiungo quelle valutazioni, sì. Prego. Aggiungo. Ma non per non essere d'accordo con Totò, perché Totò è saggezza calcistica. Però Fiorillo ha dimostrato la stagione scorsa di essere un portiere affidabilissimo, e c'è ancora. Graviglion, ragazzo l'anno scorso, quindi ha maturato un minimo di esperienza ed è un dato positivo in più rispetto all'inizio della passata stagione. E c'è una mezzala come Memushai, che l'anno scorso... Tutti, finiamo, no, non ci va, ti nomino solo 3-4, oh, mica tutti. Come Memushai. Mancuso, dopo il primo anno di B, quest'anno non potrà fare altro che andare meglio, e secondo me tra Cocco e Monachello qualcosina di buono vedremo dopo il calcio. No, quindi cosa contesti a Totò? Non ho capito. Ma io con questo non è perché la sua analisi è giustissima. Dice non conosciamo bene, non noi, il mondo calcistico della B non conosce bene il valore delle singole squadre. Però se io mi devo fermare al mio orticello, io ho seminato bene. Ma se dopo arriva una grande nei pomodori non mi crescono più e non faccio le bottiglie. Per restare nel nostro orticello, io credo che in questo momento non sia il Pescara che vogliamo sognare, che sogna pure Pillon, nel senso che ci sono dei problemi importanti, voglio dire, che sono emersi sia nel precampionato che adesso. Il nodo del centravanti è un nodo che resta. A mio avviso la partita di Cremona ha aiutato a risolvere, in che senso? Che secondo me in quel ruolo, in questo momento, il più affidabile è Mancuso, al di là di Cocco e di Monachello. Quello veramente, anche perché Mancuso non è, contrariamente a quello che ha detto anche Palladini recentemente in un'intervista, che l'ha paragonata a Callejon addirittura, per me è un attaccante d'area, uno che deve stare in mezzo all'area. E non a caso la partita di Cremona l'abbiamo pareggiato grazie a lui, che ha fatto due. Approfitto, Totò, poi ti lascio continuare. Sì. Tutti d'accordo su questa analisi di Mancuso, che può rendere di più al centro dell'area, Luca? L'ho sempre pensato, però non sono tecnico, non sono un allenatore, Totò. Però lo vedi meglio lì, lo vedi. Sono d'accordo con Totò. Paolo Sinibaldi? Sì, l'ho detto anche l'altro giorno, proprio prima della partita di Cremona. Luca? Tant'è che secondo me anche Pillon potrebbe anche cambiare qualcosa nello schieramento, nel modulo tattico da qualche settimana. Se posso continuare? Se voglio dire gli altri su Mancuso, Riccardo e Francesco. Riccardo Verona ha sempre fatto bene. Non ha mai sbagliato la partita. Sinceramente non lo so. Sono convinto che è un giocatore che può fare molto molto bene, che può fare la differenza in fase realizzativa. Quindi lo vedi bene anche in quel ruolo? Sia da centravanti ma anche da esterno alto a destra. Totò? Se posso finire quello che più o meno le mie osservazioni. Sì. In questo momento se c'è stata una cosa che non è piaciuta in particolare è l'apporto degli esterni d'attacco, cioè sia Antonucci che Marras credo che abbiano dei problemi. Non a caso il gioco si è sviluppato soprattutto sulle incursioni di Balzano, è stato determinante Balzano, perché anche questo è un problema che si sta portando dietro. L'altro problema è in questo momento, per esempio, Scognamiglio, che parte come difensore centrale titolare, che in questo momento non è ancora nella condizione. Io mi aspetto che arrivando. Che possa crescere con lui. Se abbiamo dei difetti, almeno io quei difetti che ho visto sono questi. Lo stesso Ciofani è un giocatore che ha bisogno però voglio dire, in questo momento quelli che hai nominato tu sono tutti punti negativi oggi. Esatto, dall'altra parte ce ne stanno altri che compensano. Allora per questo dico attenzione, cioè vediamo come cresce questa squadra. A me l'impressione positiva me l'ha data soprattutto la squadra nel suo insieme e l'allenatore per come la sta portando avanti. Questo credo che sia una cosa indiscutibile. Andiamo a sentire l'uomo che ha salvato il Pescara in questa partita di Cremona, proprio Leonardo Mancuso, al microfono di Paolo Renzetti. Io cerco sempre di farmi trovare pronto e concentrarmi su quello che dipende da me. Il mister ha fatto una scelta assolutamente che senza alcun problema mio, io ho cercato solamente di farmi trovare pronto quando sono stato chiamato in causa. Avresti sicuramente firmato però per un ingresso in campo negli ultimi minuti e un gol all'attivo. Sì, onestamente sì, anche perché soprattutto perché è stato un gol pesante che ci ha consentito di portare a casa un pareggio su un campo difficile. La Mancuso preferisce giocare laterale d'attacco anche centrale, perché Pillon in conferenza stampa ha detto all'occorrenza
partenza abbiamo anche Mancuso come attaccante, come prima punta. Sì, posso interpretare più ruoli, io mi metto a disposizione del mister e soprattutto dei compagni. Il ruolo in cui vengo chiamato in casa cerco di intraprenderlo al meglio, non ho una particolare preferenza, ripeto, mi metto a disposizione del gruppo, se serve giocare esterno faccio l'esterno, se all'occorrenza posso fare anche la punta faccio anche l'attaccante. Se volessimo fare un gioco di cifre e di numeri in percentuale, qual è lo stato di forma attuale del Pescara dopo la prima giornata di campionato? Ma io penso che non si può fare una percentuale, l'unica cosa che si può fare è continuare ad allenarsi per migliorarsi, per essere ogni giorno dopo giorno un gruppo migliore e una squadra migliore, e questo è il nostro obiettivo da qua in avanti. E invece l'obiettivo del Pescara in questa stagione, diceva Pillon, giochiamo partita dopo partita, ma si può puntare tranquillamente ai playoff secondo te? Ma ti rifaccio un po' la risposta di prima, nel senso che l'obiettivo nostro deve essere quello veramente di giorno dopo giorno insieme di migliorarsi e diventare un gruppo, una squadra migliore. Poi partita dopo partita noi andremo su tutti i campi, giocheremo tutte le partite per portare a casa il massimo, poi vedremo cosa dirà il campo. Rientriamo in diretta alle 21:35, insomma. Enrico, sì? C'è un aggiornamento da Benevento, a sorpresa Lecce in vantaggio, gran gol di Mancosu, e ti segnalo che sono in campo nel Lecce i tre ex biancazzurri Pettinari, Falco e Fiamozzi, a te. E questo testimonia quanto questa Serie B sia imprevedibile, no? Favorite, una Crotone ha perso, l'altro sta perdendo. Verona ha pareggiato in casa, esatto, col Padova, ha rischiato anche di perdere. Ma su questo perdendo. Siamo d'accordo. Sulle... No, ma per quello andiamo in più. Però è un gioco, tu sai, a livello mediatico di fare, sì, le pagelle, certo, del mercato, no? E, Luca, a proposito di mercato, tu ci insegni che in alcuni paesi ancora non è terminato. Ci sono delle sirene ancora su Brugman, ti risultano o no? No. Al momento no, anche perché il giocatore vuole restare a Pescara, lo ha fatto capire, comunque sta bene qui, quindi non dovrebbero esserci voci di mercato che riguardano Brugman dall'estero, anzi, ecco, un plauso va fatto comunque alla società perché è riuscita a mantenere gli uomini più richiesti, questo comunque credo che sia un merito da attribuire a chi ha fatto il mercato, alla società che comunque ha allestito una buona squadra. Sul discorso attaccante, in effetti, Enrico, questo bisogna dirlo, comunque partiamo con due scommesse, non due certezze, perché Cocco nelle ultime due stagioni non ha fatto bene, non per colpa sua perché ha avuto tanti infortuni, e Monachello, dicono coloro i quali lo hanno allenato, ragazzo dalle enormi potenzialità, bravissimo ragazzo, grande professionista, però il curriculum parla chiaro, spesso cambia squadra a metà stagione, non è mai andato in doppia cifra, però Luca Leone lo conosce molto bene e se ha scommesso su di lui è perché forse in questa stagione può fare quel definitivo salto di qualità. Ecco, uno dei gioielli l'abbiamo visto pochi istanti fa in queste istantanee di Max Mucciante a Cremona, qui vediamo Cocco, Antonucci, che poi ieri sera è stato anche ospite da, sì, voi a Sport Italia. Viene ritenuto proprio un gioiello del calcio italiano, però bisogna stare attenti a dosarlo perché si rischia di bruciare un capitale della Roma che il Pescara intende però valorizzare. Con i giovani è stato sempre così e sempre così sarà. Anche perché su quella fascia poi ci sono Antonucci e Capone, quindi il mister penso che sia Pescara sia coperto bene, perché Capone, giovani, certo, lo scorso anno quando ha giocato, magari in qualche situazione non ha brillato, però è un giocatore che ha grandi qualità, sicuramente un anno in più la crescita anche sul piano caratteriale. E Antonucci è il, eccolo qui, al primo vero grande esame della sua vita, però è giovanissimo, quindi, però anche qui, se tutti quanti quelli che lo hanno visto dicono che ha grandi qualità, sì, se lo vedo io e dico grandi qualità, posso anche dire una fesseria, ma se lo vede Totò De Leonardi è diverso come giudizio, se lo vedono procuratori, direttori sportivi e tutto il resto, penso che non sei ci sia. Sei meravigliato Antonio, puoi anche andare via dopo. Io dico, la cosa che voglio dire è questa, che non è tanto che sia un giocatore di qualità è fuori di dubbio, come lo è Capone, come lo era Capone l'anno scorso.
sui giovani bisogna vedere qual è la capacità di crescita che hanno in un campionato che non conoscono. Quindi sulla carta, come piace a Klinko, sono giocatori di prospettiva, poi chiaramente dipende da loro, dalla squadra. A me sono piaciute le parole di Mancuso, che ha detto appunto quello che deve essere lo spirito di questa squadra, certo, di giocare insieme per migliorare insieme e fare risultato partita per partita, settimana per settimana. Invece per chiudere, non ci sono altre cose. Per chiudere la pagina di Cremona, questo botta e risposta tra Mandorlini, che è successo? No, tra Mandorlini ma a me sta simpatico tanto, e quindi quando penso a Mandorlini, a chi pensi? Mi viene la tachicardia, mi viene la fibrillazione, mi viene. Perché? Perché mi sta antipatico in una maniera tremenda, perché è pronto a fare polemiche, mi stava antipatico da giocatore, senza ricordare con chi giocavo, immagino adesso da allenatore. Le trombate che ha preso negli ultimi anni mi hanno reso felice, una volta tanto voglio essere Klinko dirompente subito. Klinko perché è un ex interista. Anche perché lì discute spesso animatamente con gli interlocutori, quindi gli altri colleghi. Abbiamo capito, Riccardo. Vai. Ha detto delle cose non vere Mandorlini, perché io ho seguito la sua conferenza stampa. Adesso lo sentiamo. Anzi, andiamolo a sentire adesso, subito, e poi sentiamo cosa ne pensate dallo studio. Il botta e risposta tra Mandorlini e Pillon. Avete rischiato di perdere una partita incredibile. Sì, hai detto proprio bene. Sarebbe stata una beffa se perdevamo una partita di questo tipo, aver dominato per 70 minuti, 60-70 minuti, aver dominato la partita, perdere sarebbe stato il colmo. E questo, tutto sommato, un pareggio giusto, è d'accordo? Ma visto dalla vostra parte sicuramente per voi va bene, per noi no, che comunque 10 secondi alla fine eravamo in vantaggio, abbiamo sbagliato diverse volte per fare il 2-0. Peccato aver preso un gol che si poteva evitare sicuramente e la partita è stata in salita, però bravi a crederci fino alla fine, con grande carattere, con grande determinazione, e la cosa più importante è lo spirito che abbiamo visto in campo, e quella è la cosa più che mi è piaciuta, lo spirito di combattere fino all'ultimo secondo. Abbiamo subito poco perché sono tutti cross, però insomma di pericolosità, il portiere non ha fatto una parata, abbiamo preso proprio gol in una leggerezza, 10 secondi, quindi da di tutto. Voi potete dire che il pareggio è giusto, io credo che il pareggio non era giusto perché siamo fino a 10-20 secondi eravamo in vantaggio, quindi magari a ranghi contrari avreste pensato la stessa cosa. Luca Cilli, come leggi queste due versioni? Fanno parte del gioco, ognuno la vede a modo suo, oppure c'è qualcuno poco obiettivo? Non è stato molto obiettivo Mandorlini, la partita l'abbiamo vista tutti, poi ognuno giustamente dice ed esprime quello che vuole, però sinceramente non sono dichiarazioni quelle di Mandorlini veritiere per quello che si è visto in campo, però parliamo di un tecnico che ha subito il gol del pari a pochi secondi dallo scadere, nel post partita ci può stare, però obiettivamente non sono dichiarazioni che corrispondono al vero. Se contassero fino a 3, cioè che fanno tutti quanti i professori, parlo degli allenatori, contassero fino a 3, magari anche fino a 10, e si preparassero allora io al posto di Mandorlini gol a 30 secondi dalla fine, molto più di Mandorlini. Se il Pescara stava vincendo, si fosse trovato sull'1-0 in vantaggio e mi prende gol al 94esimo a 10 secondi, ma è normale che uno amareggiato, allora tu fai la premessa, ci abbiamo preso gol ma non vuoi, e quindi non mi piace il risultato, ma non vuoi dire che la partita non è servita a dare un 1-1 giusto finale. No, infatti, sono d'accordo. Infatti, ho detto questo, che dico. Magari nel post-gara prendi gol a 20 secondi dalla fine, però parliamo anche. Ci sono però anche tecnici che sono obiettivi nonostante tutto. Diciamo a volte si ingonna. Mandorlini non eccelle in questa qualità. La maggior parte. Scendi Mandorlini che salta sui palchi. No, ma ripeto, te l'ho detto prima che mi sta antipatico per come fa tutti, litiga, no? Poi magari spesso e volentieri. Si poteva però anche ricordare la traversa presa da Brugman 10 minuti. Ma non ci vuole molto a dire, il risultato è una beffa per noi, perché quindi pensavo che avessimo vinto, ma il Pescara meritato. È fatto. Appunto, quello ti sto dicendo. Per rassicurare l'ambiente, secondo me Mandorlini va ringraziato dalla parte del Pescara, perché non ne ha seccata una. Dopo l'espulsione non ha azzeccato il cambio, soprattutto il cambio che ha fatto a 3 minuti alla fine, cioè quando ha inserito per difendere il risultato il giocatore più alto che aveva, 1,90 credo, e guarda caso ha preso il gol di testa. Voglio dire, Mandorlini va ringraziato per quello che ha fatto a favore del Pescara, e sempre per quanto riguarda
dovrebbe ringraziare pure l'arbitro, perché a mio avviso l'espulsione di Marras è del tutto assurda, nel senso che a mio avviso quello non era un fallo da ammonizione, è diventato ammonizione secondo l'arbitro nel momento in cui Marras ha subito quel mal rovescio dalla... No, Antonio, però la maglietta era stata la, prima, ma non è in fase d'attacco Marras, non era una ripartenza, guarda, ce ne sono stati almeno 3 episodi dopo di quello in cui non ha ammonito, perché non è, lo stiamo rivedendo. Se tu vai a rivedere la Non è una cosa da ammonizione, soprattutto perché era stato già ammonito il giocatore. Cioè, io non lo so, credo che se non ci fosse stato il fallo che ha subito Marras non sarebbe stato ammonito per quella strattonata. Guardate che combinata, cioè la cosa da matti. Quindi sarebbe stata, a mio avviso, un'altra partita, che tu giocavi 11 contro 10, già era diverso. Tra l'altro, comunque, Mandolini, 20 minuti dopo già gli aveva dato la manata simile, prima, una maglia trattenuta da un giocatore della Cremonese, ha fiscato fallo, ma non è stato ammonito. Riccardo, stai Andrea, novità dai posticipi? Guarda Enrico, a Roma sempre 1-3 il vantaggio dell'Atalanta. Segnalo che al 54esimo è uscito Valsania nell'Atalanta, al suo posto De Ron. Non è stato il debutto ufficiale in Serie A per Valsania, che lo scorso anno, lo ricordiamo, ottima stagione a Pescara, aveva già giocato 2 partite nel 2015 in Serie A con la maglia del Cesena, però è stato in campo in un primo tempo assolutamente da ricordare per l'Atalanta sul campo della Roma. A Benevento sempre Lecce avanti 1-0 con la firma di Mancosu. A te. Ecco, sulle criticità della squadra che sottolineava prima Totò De Leonardis, Luca Pennese, sei d'accordo intanto, sei preoccupato, sono correggibili questi difetti che poi tutte le squadre poi hanno in Serie B? Allora, sul centravanti credo che ci siamo espressi. Cocco è quello che si adatta meglio a questo modulo di gioco, ma è reduce da 2 stagioni sfortunate, ha bisogno magari di trovare fiducia in se stesso, magari di trovare un gol, di galvanizzarsi, ma è quello che rispecchia più i dettami del tecnico. Monachello si deve adattare, ma in questo momento è in ritardo. Può esserci un problema sugli esterni bassi, che sono poco propositivi se si esclude Balzano, l'unico che ha spinte, che ha capacità di spingere con costanza è Balzano, gli altri sono un po' bloccati, e nel 4-3-3 se non hai un supporto dei 2 esterni bassi puoi avere qualche difficoltà. Di contro però c'è la catena di sinistra vista a Cremona che secondo me può fare la differenza con Capone o Antonucci. Voi pensate che questa squadra possa giocare sempre con il 4-3-3 o in caso di necessità può anche modificare il suo assetto, il suo modulo? Partiamo da te, Paolo. Sì, secondo me sì. Certo, io credo che Pillon come orientamento abbia quello nella testa, abbia sicuramente il 4-3-3, però francamente un 4-3-1-2 lo potrei anche vedere, magari non cambia neanche tantissimo, però l'idea è quella. E poi, insomma, tanto per non allungare troppo il brodo per quello che mi riguarda, io credo che se c'è una criticità è proprio quello che diceva qualcuno degli ospiti, cioè l'attacco. Effettivamente ci sono alcune scommesse di troppo e che se ti riescono ti fanno fare un bel salto di qualità in avanti. Insomma, questo problema dell'attacco ce l'abbiamo già da 2-3 stagioni. No, però è superabile, secondo me, con l'organico che ha in questo momento. Se, voglio dire, io sono d'accordo con lui che dice che il Cocco è il sistema giusto, però il problema è che in questo sistema giusto, in questo momento, gli esterni non ci sono, gli esterni che possono favorire Cocco, soprattutto in mezzo all'area. Quindi questo può essere un problema che potrebbe orientare. Però come caratteristiche ci sono, casomai caratteristiche sono giovani, sì, però voglio dire la sostanza in questo momento non sono giocatori, almeno quello che abbiamo visto finora, in grado di arrivare sul fondo e crossare per la testa del centravanti. Quindi è molto più completo. Per questo non escluderei, come diceva pure Paolo, di cambiare? La possibilità di cambiare con un 4-3-1-2, con uno invece di puntare su due ali che poi in effetti, insomma, fanno un lavoro diciamo non eccezionale da ali, insomma, non sono Pagano e Berlinghieri per intenderci. E non si ritroveranno più. Vabbè, però voglio dire, questa è l'idea. E quindi è possibile, siccome soluzione ne ha, può giocare a mio avviso anche con i due centrali
attaccati centrali, Mancuso e Monachello, perché pure Monachello credo che sia un giocatore importante. Per dimmi Luca. No, è verissimo quello, la stessa riflessione che facevo oggi. Per fortuna Riccardo è tranquillo. Con un amico, no? Sì, lui per magari anche valorizzare Canute in mezzo al campo potrebbe spostare Brugman dietro le due punte. Ah, però lì c'è il rischio però diverse. Che tu hai quattro giocatori esterni che andrebbero tutti e quattro sistematicamente in panchina per un lungo periodo, perché tu hai i due ragazzi dell'Atalanta e della Roma e hai Del Sole e Mars, quindi sono scelte non semplici. Meglio magari abbondare, no? Sì, però poi quando li tieni fuori tutte e quattro per 3-4 partite di fila, magari ti chiama il direttore sportivo della Roma e dice: come ti ho dato Antenucci e tu non me lo fai giocare, poi ti chiama Paratici. Poi c'è una variabile in più che non c'era negli anni passati, che si può anche cambiare in corso di partita, perché non è detto che non si possa cambiare questo è importante, no? A questo differenza del calcio moderno lo prevede, non è tu, esatto. Lo prevedono quasi tutti, gli allenatori sono in grado, quasi tutti gli allenatori sono capaci di cambiare, tranne quello che c'era l'anno scorso che non era capace. E Francesco, vergognatevi. La dimostrazione è quello che stiamo dicendo oggi, quello che ti ho detto prima, la campagna acquisti sotto la l'egida dell'allenatore, che evidentemente ha voluto determinati giocatori, molte coppie sia negli esterni di destra che di sinistra, a centrocampo, per poter avere la possibilità di più scelte tattiche nel corso della stagione e nel corso della stessa partita. Riccardo? Fammi spendere una parola però per Cocco, perché Cocco per me ha fatto una grande prestazione, si è sacrificato molto, una ha buona dato, prestazione. Se dici fatto buona, va bene. Ha fatto una buona tutti, prestazione. Cocco. Sì, sì, sì. Se dici grande, una... no, ha fatto una perché l'attaccante deve fare gol, però si è sacrificato molto, ha corso e soprattutto la voglia che ha trasmesso è importante. Se ed è il primo anno che fa la preparazione dall'inizio, se riesce a fare quel famoso gol che magari lo sblocca, secondo me è un attaccante che per caratteristiche, a conferma di tutto quello che ho detto, può veramente fare la differenza. Quindi un bel Cocco. Un Cocco bello, una buona prestazione. Cocco ragazzo serio che si è sempre allenato tantissimo. Non vedevo l'ora di dirlo. Ero sicuro che quello diceva un Cocco bello. Luca, perché avete invitato Antonucci ieri sera? Rico, sì. Accorcia la Roma con Florenzi, Roma 2 Atalanta 3. Bene, 2-3. Luca? Perché comunque è uno dei giocatori più attesi in questo campionato di Serie B ed è uno dei giocatori che abbiamo seguito con maggiore attenzione nell'ultima stagione con la primavera. Tra l'altro Alberto De Rossi, che lo ha seguito, lo ha elogiato anche pubblicamente. L'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato primavera in una Roma non qualitativamente superiore rispetto alle ultime. Ha esordito anche in Serie A con Di Francesco, diceva De Rossi, me lo ricordo come se fosse oggi, infatti quando il Pescara l'ha preso è la prima cosa che mi è venuta in mente: è molto innamorato della giocata, deve capire che tra i grandi deve essere pratico, deve crescere fisicamente e non deve seguire quelli che sono i suoi modelli, almeno inizialmente, come Neymar, come Messi, sai, questi ragazzi giustamente nascono con questi miti. Se riesce a essere pratico, Antonucci è un giocatore da grandissimi livelli. E invece sull'esordio di Marras, chi si vuole esprimere? Ma guarda, a me credo che inizialmente abbia avuto delle difficoltà proprio a inserirsi. Poi mi sembrava che stesse crescendo, perché insomma si è anche sacrificato parecchio nel lavoro di contenimento. È stata penalizzata anche dall'ammunizione. Poi l'ammunizione che l'ha penalizzata, e poi, ripeto, nel momento in cui a mio avviso stava facendo molto bene è stato espulso. Quindi l'ammunizione credo che comunque... la prima gratuita, perché tutto questo ma anche, fallo... ma anche la seconda, come ho già detto. La seconda non c'era, la prima. Va bene, 21:55 minuti, gli ultimi 25 minuti li dedichiamo alla prossima partita con il Livorno, pubblicità, e torneremo tra poco anche con gli aggiornamenti dei posticipi. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini,
Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:58 minuti, riprendo da Luca Cilli, tornerai a lavorare a Sport Italia a fine settimana. Sì, si riprende tutto perché insomma inizia tutto, primavera, Serie C che sono le nostre esclusive, poi la Champions, il campionato, l'Europa League, quindi primavera per si riprende. Cosa primavera succederà secondo te il 7 settembre in questo campionato di Serie B? Con i ricorsi... Io credo che le squadre non ripescate. Io credo che sia stata già abbastanza un'estate tormentata e anche vergognosa, perché ero presente per il Pescara, c'era il direttore sportivo Luca Leone, alle 8 di sera presentazione dei calendari fissata per le 19, non si sapeva ancora se il campionato partiva oppure no. Bisognava aspettare che la FIGC dava l'autorizzazione a procedere. È stata un'estate vergognosa, Enrico, penso tra le peggiori in assoluto, e per me personalmente, ma ne parlai anche con il presidente della Bibalata, è imbarazzante un campionato di Serie B a 19 squadre. E questo atteggiamento del presidente della Lega Pro Gravina? Lui sta facendo bene col campionato di C. È chiaro che adesso c'è il guanto di sfida con tutte le altre categorie, no? La B che ce l'ha con la C che ce l'ha con la B. Questo è lo specchio però riflesso del momento del calcio italiano. Cioè non c'è unità di intenti. Sono blocchi separati, Serie A, Serie B, Serie C, non c'è dialogo. Come andrà a finire secondo te? Non lo so sinceramente, perché se non si riuniscono seriamente intorno ad un tavolo non c'è via d'uscita. Io ad oggi non vedo via d'uscita, non so
Cioè, in che senso? Non cambierà nulla? Non cambierà nulla. Non quindi cambierà si resterà nulla. 19 squadre, io, secondo voi? Sì, secondo me sì, Totò? Anche perché si è iniziato. Secondo me no, perché non puoi cambiare le regole in corsa, cioè questo è un principio. Cosa che è stata già fatta, però. Sì, sì, però Totò, voglio dire. Che fai, torni indietro? Cioè, no, torni indietro. La regola ci stava prima di questo che finisse questo campionato. C'era una regola in cui c'erano i ripescaggi, sì, sì. Chi aveva diritto si faceva la graduatoria e quello che hanno fatto 6 squadre, mica uno. Voglio dire, io non credo che possano finire in questo modo, che tu fai quello che vuoi, voglio dire. Sì, voglio dire, 19 sì, secondo te vengono ripescate 3 squadre? Secondo me ci può stare. La decisione di Fabricini è stata una decisione forte, sì, contro quello che è il regolamento. Tanto che Fabricini nell'ultima intervista, adesso cioè non ricordo se la Gazzetta o il Corriere, ha garantito che per febbraio sarà tutto un nuovo regolamento. Ma non è il primo anno, diceva però bene Luca, è qualcosa di incredibile, non è il primo anno che tra la B e la C ci sono problemi, ripescaggi o non ripescaggi. Io vorrei chiedere negli ultimi anni, il 7 settembre, se arriverà una risposta positiva per le ripescate, che dovranno rifare i calendari e faranno qualche turno infrasettimana in più, faranno recuperare le partite, quindi che ne so, ma è pazzesco, Francesco. Beh, non so, cioè, che è pazzesco, però dobbiamo essere onesti. Allora, ha ragione tutto, dobbiamo essere onesti. Lì c'è un regolamento. Fabricini ha forzato la mano. Adesso bisogna vedere che cosa dicono gli altri giuri. Ma io, tutti questi che si riuniscono in questo periodo, nel resto dell'anno, che fanno? Questo vorrei sapere dai presidenti, dal presidente federale, dal presidente di Lega, Tommasi, Albertini, Albertucci, Abate, Abete. Infatti, questo è stato questo vorrei sapere cosa fanno. Adesso hanno 10 mesi. Le squadre B si è presentate solo la Juventus. Si pensavano che perché risolviamo i problemi del calcio italiano o comunque della nazionale, se è la massima espressione della nazione, perché è la squadra che rappresenta la nazione, facendo le squadre B in Serie C, in Spagna le fanno, ma in Spagna giocano in B. Quindi secondo Francesco e secondo Antonio c'è la grossa possibilità, sì, di regolamento alla mano, sì. Riccardo, dopo, Luca e Paolo, non lo so che pensano, come andrà a finire, Riccardo? Scusa un secondo, è la dimostrazione del caos che fino a pochi anni fa, 5, 6, 7, 10 anni fa, la giustizia sportiva, che fa parte di tutto questo circo, era una giustizia ammirata da tutti, perché era rapida, veloce nelle sue sentenze. Adesso questi che si riuniscono il 7 settembre, non si potevano riunire 24 ore dopo che c'è stata la sentenza, e per 24 ore studiavano, leggevano, come io quello che non riesco a capire. Riccardo, Luca e Paolo, Riccardo. D'accordo con Francesco. È pazzesco che si debba partire il campionato con delle decisioni da fare. Tra l'altro, secondo te come andrà a finire? Per me rimangono 19 squadre, perché bisognerebbe tornare in teoria anche sul mercato, perché sì, c'è squadre hanno non hanno fatto mercato, tu sai, però trovo, la prima volta. Però esatto, però quello trovo, però trovo che A, B e C, cioè mi sembra di essere a Passo Lanciano che per fare due ski pass, per fare due piste, è la stessa cosa, cioè A, B e C che sono una contro l'altra, mi sembra che poi tra l'altro il presidente della C mira a diventare presidente della A e allora poi va contro quello, perché poi alla fine è questo, mi sembra di essere alla, una questione di potere, appunto. Io allora azzero i poteri, quando c'è questo i poteri, azzero i poteri, metti una persona e fai tutto, azzero i poteri. Luca? Per me purtroppo questo è lo specchio, è lo specchio dell'Italia che funziona al contrario, il calcio, quindi rispecchia questo periodo storico che stiamo vivendo, per me il 7 si torna a 22. A 22. Paolo? Io ho l'impressione che resterà tutto quanto così com'è adesso, anche se è una cosa incredibile, però non posso pensare a uno stravolgimento così clamoroso per tanti motivi, anche per il discorso mercato, che magari sarà l'ultimo dei problemi, ma è anche un problema oltre alla modifica dei calendari, di tutto quello che c'è. Sì, si poteva risolvere la porta, Luca, infatti, ti danno un'altra chance, si poteva risolvere da prima, che lo devo dire, non l'ho detto, come dice Francesco porta. Di Francesco chiamiamo Piscidiello, no? Si è bravo, Piscidiello è bravo a chiudere le porte, si poteva risolvere 24 ore dopo l'emanazione dei calendari,
Però si poteva fare un'altra cosa, si poteva aspettare qualche settimana e si faceva l'8 settembre il nuovo calendario. Era molto più serio. Posso riammettere quelle tre? Perché la giornata, le due giornate che non ci saranno state, fanno incontrare quelle tre. Certo, questo sì. Rimettono la il Livorno che ha riposato, però fa subito, facciamo se ripescano Novara. Dopo mica si incontrano loro. No, però intanto puoi recuperare le partite di quelli. Sì. Oh, questi hanno fatto questo, sono capaci. È ovvio che devi rifare i calendari, sì, ma questi sono capaci di tutto. Se tu segui il regolamento, ha ragione Totò. Il regolamento parlava chiaro, prima della fine devi attuare il regolamento. Un colpo di mano potrebbe essere, come ti posso dire, detratto dal fatto del 7 settembre, la dico, ma non potevi radunarti una settimana prima, finire e poi dare una decisione definitiva? È anche vero che sulle squadre che puntano al ripescaggio ce ne sono alcune, tipo il Catania, che non meriterebbero di tornare nell'Olimpo del calcio italiano, visto i precedenti degli ultimi anni, una società che ha fatto di tutto. Però, presidente, però sono sei, Enrico, sono sei, però voglio dire, c'è una graduatoria, qualcuna, esatto, sicuramente non è arrivata nemmeno alla finale playoff, quindi sì, addirittura che debba essere ripescato Catania. Pensiamo, Lentella fa la C avendo perso lo spareggio salvezza contro una squadra che poi è fallita, ma è già stata ripescata. È anche vero che le società devono dare garanzie di serietà a livello finanziario, Lentella non avrebbe problemi. È anche vero che un'altra società, però il Catania ha avuto un presidente che tre anni fa ha detto che si era ricomberato in 5 partite, non a tentare di ricomberare soldini ma 5 partite. No, voglio dire che è anche vero che quando siamo partiti l'anno scorso queste garanzie le avevano date il Cesena, il Bari e l'Avellino. Anche la Covid no, ma come no, tutti ci hanno tutti hanno responsabilità. Il problema del calcio è grandissimo, esatto. Loro si sono preoccupati esclusivamente di scegliere l'allenatore della nazionale, cioè una stronzata, cioè l'unica cosa che hanno saputo fare è stata questa. Ma perché Gravina che sembra il più bravino, chiedo scusa, quante società di Serie C quest'anno hanno preso la penalizzazione per mancato pagamento, che ossia comincia la stagione. A Natale ci sono società che hanno pagato uno, due, tanto poi arrivano i punti di penalizzazione tre mesi dopo, poi ma non è un problema di oggi, è un problema che arriva anno dopo anno, da anni. Esatto. Allora, parliamo dell'esordio che ci sarà domenica all'Adriatico, ore 18 contro il Livorno. Conta dare continuità a questa nuova organizzazione, vedere degli aspetti che sono andati in maniera precaria a Cremona, quindi trovare insomma un ordine tattico più costante. Antonio. Ma sì, voglio dire, io credo che già sia molto importante ripartire da Cremona. Cremona è stato senz'altro positivo, l'impatto della partita, infatti, l'impatto dice della squadra. Perché, se no, dal precedente discorso sembrava solo che c'erano state carenze. Invece... No, è stato l'impatto positivo, con queste carenze che ovviamente devi avere tempo di guarire. Sicuramente se tu parti con una squadra che già, vuol dire, ha un'idea di squadra, sia molto più facile. Io ho parlato appunto di giocatori in ritardo, tipo Ciofani, Scognamiglio, credo lo stesso Bacini, mi è sembrato un po' in ritardo. Capone. E più di giovani, come? Capone si è allenato pochissimo. Anche lui è in ritardo in generale, ha fatto l'Europeo molto Antonucci bene. Antonucci che sta alle sue prime partite, per cui su un'ossatura che già funziona, credo che sia molto importante. Secondo voi giocherà Mancuso a destra, sì, rinnoverà la fiducia a Cocco o per, secondo me perlomeno. No. Secondo me no, perché credo che possa avere tanti problemi. Marras credo che sarà squalificato, per cui rientra Canute dopo la squalifica. Io non credo che possa giocare sia Capone che Antonucci agli esterni. Non escluderei anche un cambio tattico, perché a mio avviso, partendo proprio da Mancuso a centrale, voglio dire, di questa attacca. Poi ovviamente l'allenatore tocca l'allenatore. Certo, voglio dire, l'idea che mi sono fatto io è questa. Però la formazione ce la suggerisce Riccardo. Non ne sbaglia uno. Perché poi così iniziamo veramente sbagliato. Forza. Mi sta suggerendo.
Credo che in attacco sia invece confermato Cocco, con Mancuso a destra e Antonucci dall'altra parte. Cocco, Mancuso, Antonucci. Che poi quello del centravanti, il ruolo mi raccontavano quelli che di calcio ne capiscono. Il centravanti è il giocatore che deve avere magari qualche settimana in più, per deve avere un pizzico di fiducia in più per potersi esprimere. Mettergli subito tanta pressione addosso può essere controproducente. Mentre negli altri ruoli, singolo, Cocco, Mancuso. Io mi riferisco a Cocco. Io, se fossi, non lo sono, in Mister Pillon, darei al mio. Ma anche perché, mi pongo 5 partite. Cocco, centravanti. E si è fatto trovare. Avuto l'unica palla gol. Partecipa al gioco, dà il suo contributo. Si sbatte. È quello più adatto al suo modo di intendere. Ma io credo che fermo quella formazione. 5 partite. Fra un mese, Cocco non riesce a dare. Gol, non rende, si fanno altre valutazioni. Paolo? No, io credo che sicuramente giocherà Mancuso, poi non so chi lo affiancherà, perché si è visto anche a Cremona che dopo alcuni cambi di Pillon, che sicuramente ha pareggiato la partita anche grazie a quei cambi, si sia visto un Pescara diverso, soprattutto con l'ingresso di Mancuso, quindi da lui non si può prescindere, secondo me. Mancuso, insomma, un posto se ne è guadagnato, sì. Adesso a destra, al centro, però un giocatore ormai titolare di questa squadra, no? Riccardo? Sì, assolutamente sì, ha fatto bene l'anno scorso, ha fatto bene quest'anno, ha fatto bene in più ruoli, quindi lui ha anche più possibilità di cambiare in corsa, quindi su Mancuso non... L'unica cosa che abbiamo... Enrico, pareggio della Roma, 82esimo Manolas, 3-3. Ormai le partite si decidono in minuti, Stavo dicendo tanti giocatori, perché comunque in attacco hai Del Sole che arriva dalla Juventus, che vuole sicuramente Scapita per giocare, hai Capone che ha fatto un buon europeo e vuole giocare, Antonucci che, come ha detto giustamente Luca, è una promessa per il calcio italiano, Mancuso non si può prescindere, poi la punta centrale che è Cocco Monachello, alla fine ci siamo tanti. Secondo me le soluzioni c'è Marras, scusa, che comunque a Pillon piace, perché se non sbaglio l'ha proprio voluto lui. Sì, l'ho avuto nella destra, ma credo che sia un po' in tutti i ruoli, le alternative ci sono. Quindi. Volevo ricordare che anch'io gioco di punta centrale, se qualcuno mi vuole. Sì, questa te la potevi risparmiare. Bravo, sono d'accordo tu. Bravo, poco fa. Punta statica. Un quarto d'ora alla fine ci può stare. No, io vorrei dire, posso aggiungere un indizio, è che anche l'anno scorso, Mancoso, ve lo ricordate, i suoi gol li ha fatti questo tutto a centravanti, sì. Quindi voglio dire, non è tanto che dire no, bisogna dare 5 giornate di occasione a Cocco per 5 e poi cambi, no, credo che l'allenatore vada volta per volta in base a quello che sono le indicazioni che ci stanno dando in questo momento, a prescindere dal valore di Cocco. Io, come ho detto prima, a mio avviso la squadra in questo momento non è in grado di garantire la possibilità di esaltare il gioco di Cocco, perché tant'è vero che ha fatto un colpo di testa, dopodiché di cross per lui non ce ne sono stati. Per quello credo che si possa cambiare intanto con Mancoso punta centrale, non escluderei anche la presenza di Monachello. Insomma, rispetto all'anno scorso siamo più non ottimisti, più fiduciosi su un campionato più tranquillo? Luca Cilli. Per forza. No, ma io sinceramente sono d'accordo con Luca, nessuno ne parla del Pescara in ottica playoff, ma secondo me con la squadra che ha messo insieme la società, parlavate anche delle alternative che ha Pillon, considerando che è un campionato molto lungo e dispendioso, il Pescara ha tutto per centrare i playoff, perché comunque guardando anche gli avversari, è chiaro che siamo alle prime, sulla carta sempre, no Toto, sulla carta. È piccolo particolare, sulla per carità, carta. Anch'io, là che casca l'asino, anch'io mi sono espresso ad esempio sui voti, sulla per carta. Il momento non ci sto prendendo, però ho detto che perché è stato non ci stai prendendo? Perché ho detto che Ausilio ha fatto il miglior mercato da quando è il direttore sportivo dell'Inter, 2 partite di campionato, 1 punto, però i nuovi che fanno fatica. Infatti ha fatto un miglior mercato. Sì, però i risultati. Fermatevi, sulla carta era l'anti-Juve. Quindi sulla carta. Ma smettiamo, sulla carta. Tu devi sapere che Antonio De Leonardis, in arte Totò, ha fatto per chi 30 ha più anni, esperienza di me, quindi per lo ascolti. 30 anni anche più. Il giornalista della carta stampata.
E siccome un pochettino ci sono stato anch'io con un ruolo decisamente inferiore al suo, la carta stampata devono riempire le pagine. E Totò ce lo sa, adesso dice la carta. Ma pure lui l'ha fatto, è ovvio che si parla sulla carta, sul valore dei giocatori, perché un giocatore che negli ultimi 5 anni mi ha fatto 12, 13, 15 gol, 9 gol, fregate, questo è forte, viene qua, dico, a pescare un altro gol fa gol per, miliardi di cose impensabili, perché è nella natura dell'uomo e poi è nel gioco del calcio, perché sennò uno... Francesco, giusto per rassegnarti, siccome di mestiere ce l'ho, te l'ho detto, dal 71, sulla carta non l'ho mai detto. Nel mio, facendo il giornalista, non l'ho mai detto. Prima devi vedere quello che succede e poi puoi pensare. Devi vedere la tua squadra, gli avversari, i calendari. Cioè, non è una cosa però, così. Totò, posso chiederti sulla una cosa? Sì, posso chiederti, infatti, secondo te quali sono le squadre? Il fantacalcio come nasce? Sì, dai bambini di 8 anni, miei nipoti, fino ai 70 anni. Nasce così, sulla carta. Esatto. Ma siccome il calcio non è fantacalcio, è calcio, è una cosa diversa. Infatti puoi interpretare in base a quello che vedi, chiaro? Cioè, più chiaro così in base a quello che vedi, all'idea che ti sei fatto tu. Quali sono le squadre che secondo te hanno più possibilità di pescare per entrare nei playoff? Non lo so, assolutamente no, non lo so, perché non ne conosco manco una. Se ti sei fatto un'idea. No, non me la faccio l'idea, la devo vedere, devo verificare giornata per giornata e poi posso dire. Quindi prima della fine del girone d'andata? No, non si parla. Però la mia domanda era diversa, cioè come per clima, i playoff a marzo come se clima, ne parla, già te l'ho come detto situazione altre volte. Te l'ho detto ambientale, come clima, è tutto diverso, non c'è paragone con l'anno scorso, l'ho detto prima, te lo ribadisco. E allora ribadisco, cerchiamo di mantenerlo sereno quello che sta succedendo, perché i problemi sono nati l'altro anno da questa storia sulla carta che doveva essere la squadra che ammazzava il campionato. Non scherzate, nascono così. Sopravvalutando quello che era la squadra e quello che poteva valere l'allenatore. Questo è stato l'anno scorso. È vero. La differenza è che quest'anno siamo l'unico giocatore che ha sbagliato è stato il primo giocatore che l'allenatore ha difeso. Enrico, che ha fatto un'ottima partita. Il Lecce ha raddoppiato a Benevento con Filippo sulla Falco. Carta. Benevento 0, Lecce 2. Benevento Lecce. Ma come fate a dirlo? In base a che? Facciamo il fantacalcio insieme, vedrete che dico io. Riccardo, quest'anno abbiamo l'allenatore che la prima ha difeso l'uomo che in teoria ha sbagliato sull'unico errore che tra l'altro abbiamo commesso, e l'allenatore l'ha difeso. Chi è questo? L'allenatore di quest'anno. L'allenatore dell'anno scorso giocatore? Sicuramente avrebbe detto: ah, non è colpa mia, è sbagliato, abbiamo preso gol. Quale giocatore? Quindi la differenza sul gruppo la fa anche il manico, perché questo allenatore è un allenatore molto padrone che tende a difendere i suoi figli. Quell'altro è stato un allenatore al punto tale che io glielo chiesi, e lo sapete, in conferenza stampa, se ma lui avesse qualche difetto, continuava a dire che era difetto di tutti, che nessuno capiva il suo gioco, ma non era mai di colpa sua. Quindi questo allenatore è un allenatore diverso. Paolo, acconsente a cosa? No, io faccio una domanda. Faccio una domanda perché io sono abbastanza d'accordo sul fatto che Pescara abbia imbroccato bene la prima, soprattutto il secondo tempo, mi sembra che sia stato un ottimo secondo tempo, tutti d'accordo, che ha pareggiato con pieno merito. Ma la domanda che io faccio, che in realtà poi quante volte abbiamo visto questo, Totò, Francesco, Riccardo, Luca, Enrico... Cioè, se il Pescara avesse fatto incredibile a Benevento, Fiamozzi in gol anche lui, un altro ex biancazzurro, tiro cross che finisce all'incrocio, 0-3. A te. La domanda è questa. Era la favorita del campionato, ragazzi. State attenti. La domanda è questa: 0-3. Se fossero passati altri 20 secondi e il Pescara immeritatamente avesse perso a Cremona. Hai detto tu quello che avrebbero detto tutti e che avremmo detto tutti, che immeritatamente perso a Cremona. Ma avremmo dato 7,5-8 sul mercato, cioè io questo mi chiedo. Io nel senso che, io qua, il senso che sul mercato mi permetto di 7 più e per come è stata costruita questa squadra. Mi permetto solo di dire che forse è presto, magari non tutto il girone d'andata, ma qualche partita ragionare. Ma per un'analisi generale, ovvio che è presto. Abbiamo visto la partita insieme.
io che ho detto alla fine, io ho detto che il giudizio dal mio punto di vista sarebbe stato lo stesso anche in caso di sconfitta, ma la domanda è perché tutti quanti saremmo stati d'accordo su questa idea? Io non sono d'accordo con Totò e mi dispiace, però io prima Enrico ci ha fatto giudicare il mercato del Pescara, no? Se il Pescara compra Antonucci, compra Brocchi, che non so se esiste un giocatore, che Antonucci si è ritirato, volevo dire un altro nome, mi è uscito Brugman, quello che vuoi. Valuto che confermare Brugman sia positivo, prendere Antonucci sia positivo, prendere Capone sia positivo, posso giudicare positivamente il mercato del Pescara. Cioè, la Juve ha preso Ronaldo, ha fatto un grande colpo di mercato, e dico che ha fatto un mercato da 11. L'Inter ha fatto un buon mercato, i risultati possono dargli anche conto, però sulla carta sulla carta si dice che sono valore dei giocatori forti. Luca, ma è tutto là, sulla carta, vuoi capire? Questo è fantacalcio, è inutile che ci giri intorno. Sì, sulla carta è fantacalcio, il calcio è quello che vedi sul campo, non ci stanno. Il giornale esce solo il lunedì. Le televisioni chiudono tutte, ci rivediamo alla fine del giorno di andata perché uno ha visto tutte le squadre e parliamo. Si vuole un giudizio sulle operazioni che la società voleva fare ed è riuscita a portare a termine. Anche quello, sì. Se lo fai sotto questo aspetto ti dico che è positivo. Il valore assoluto non ha senso, perché devi creare una squadra, questi 24, 26 devono fare una squadra che la puoi fare mercato, la puoi fare col famoso Brocco che dice lui e col campione, chiaro, si vede sempre sui suoi campionati quando ha fatto il mercato meno dispendioso. Il valore sul mercato resta, per quello che ti ho detto prima, più che positivo, perché buono. Gli obiettivi sono stati raggiunti in base a riunioni. Sono stati presi giocatori scelti dall'allenatore e dai tecnici. Giocatori. Adesso gli alzare un po' il voto, sto venendo in più. No, va bene così, 7 più, perché 7 più. Sulla base delle operazioni di mercato, credo che l'unica cosa che non hanno fatto è quella di prendere un attaccante. Perché non è che Pescara è partito dal mercato dicendo allora il nostro centravanti è Cocco, punto. Non è andata così, giusto? Sì. Quindi se parliamo di dare un giudizio del mercato, può essere quella, secondo me, l'unico difetto. Ma il mercato sulla carta, forse non sono riusciti a prendere l'attaccante che volevano, e allora la scelta Monachello, che potrebbe essere prendere Monachello, appunto, ma può darsi la seconda scelta o no, era Scamacca l'attaccante, non ci sono riusciti e si sono affidati a due giocatori che la natura dice va bene, li valutiamo, così come adesso devi valutare sul campo tutti gli altri, ma come diceva lui Antenucci è un giocatore. Ma ti ho capito, Luca, il mercato non conta, il calcio è un'altra cosa, come te lo devo spiegare? Ma non dimentichiamo, che parliamo di mercato, il ritorno di Mamusciai, che è un uomo importante. Ma il mercato vale, l'unica carenza che ha avuto che non ha preso l'attaccante che voleva, l'altro voleva prendere. Finale, Enrico, finale all'Olimpico, partita altamente spettacolare, 3-3 tra Roma e Atalanta, a te. Che grande per Mamusciai dà quell'equilibrio al posto di Valzania, che magari, cioè, da tra l'altro un uomo di esperienza ed è un uomo che può benissimo giocare in Serie A, quindi ricordiamo che dopo noi, questa partita con il Livorno, ci sarà la prima sosta del campionato, perché quest'anno in Serie B il torneo si fermerà in concomitanza con il campionato di Serie A. Questa può darsi una scelta intelligente, voglio dire, quando non si guarda la Serie A, la Serie B, che avrebbe i fari puntati addosso, si riposa. Io vorrei conoscerlo, questo che ha deciso sta cosa. C'ho un elenco di 37-38 persone che vorrei mettere in una stanza e interrogarle uno a uno. Poi quando la risposta non mi piace, esce uno con la frusta e li frusterei a stare. Queste decisioni sono state avallate anche dai presidenti, anche dalle società. Quindi non è solo colpa
dei dirigenti federali. Ma perché? Ma tu hai visto mai che 19 presidenti su 19 votano in 5 minuti la stessa cosa? La torta è più piccola, esatto. se l'anno scorso la torta si devono fare 22 fette, quest'anno ne facciamo 19. La differenza è di 500.000 euro. Frega, 500.000 euro, va a domandare allo Lotito quei 500.000 euro, va a piedi fino a Cannes. Vediamo la B, se riusciamo a vedere la Serie B, perché abbiamo anche dei grandi problemi nel vedere la Serie B quest'anno. Questo è un altro problema. No, però diciamolo perché non si vede. Si stanno attrezzando, dai. Luca, anche tu hai notizie in merito. Si stanno attrezzando. Si attrezzeranno? Non parlo di... Non ti vuoi sbilanciare? Non mi posso sbilanciare. Noi la raccontiamo la B, c'è lo speciale Serie B, quindi... Confermato con Alfredo, Valentina, Ballarini. Ma c'è lo spezzatino quest'anno, come fate con poche partite? Quest'anno infatti sarà... Perché non sarà... si gioca, ricordiamo, solo il sabato alle 15, lo sai, sì. Si gioca se... No, ma... Se lo sai... No, una domanda vorrei fare. Mi piace fare che quella del venerdì sera l'anticipo alla Rai. Quest'anno tu, una domanda proprio su questo argomento. Sta bene. Non è un caso se non abbiamo visto l'immagine della partita? Cioè, non si possono prendere? Stasera? Sì. No, l'abbiamo mandata in onda. Io non l'ho vista, stasera no. Sì, l'abbiamo mandata in onda. Quindi si possono dare le immagini da... Sì. E abbiamo fatto anche il fallo se parlava pure di questo. Di Antonucci con... Ah, sì, sì. Abbiamo un tempo limitato, sì. Però si possono andare in onda. Scusa, ho domandato, ma siccome il campionato di C mi interessa, no? C'è il termine. Chiedevo, Yolanda fa insieme a lui la C? Certo, sì. Benissimo. Sì. Salutami Yolanda. Siamo... Allora, Pescara Livorno, Luca, le solite insidie, Livorno che ha riposato. Partita sofferta e Pescara vince. Da scoprire. Saremo allo stadio, cercheremo di... Speriamo di vedere domenica ore 18. Io una cosa volevo dire... Sono innamorato di Pillone per l'abbraccio dopo il gol finale. E infatti mi portano in questo pannello. Io prego si parlava di Yolanda. Una delle nostre telecamere. Sì, è meraviglioso. Ogni settimana, anche questa è una novità, tra questo libro che sfoglia di immagini, avremo l'immagine significativa degli ultimi tempi. Se fosse successo l'anno scorso. Pillon che abbraccia Mancuso. Gaetano, ti piace questo bagno? Col capello che non sembra tutto bianco, però perché bagnato. L'inquilino della panchina l'anno scorso sarebbe rimasto così un ponchino. Nonostante il Luca, come ti sei ritrovato tra gli amici pescheresi? Benissimo, sempre bene quando torno qui, Enrico. No, ma a me piace, io mi sento a casa, quindi anzi sono dei momenti belli perché torno a casa, ti ringrazio Enrico per l'invito. E in bocca al lupo perché all'età mia, replay, 35. Ah, è vero. Quindi, Luca, grazie, in bocca al lupo grazie a te Enrico. Per questa carriera anche che va sempre più in alto. Totò, Francesco sono gli ospiti fissi di questa puntata, poi ci sono gli amici simpatizzanti che si alternano in questo studio. Ringrazio voi tutti, quindi Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, Luca Pennese, Paolo Sibaldi, Totò De Leonardi, un doppio ringraziamento a Luca Cilli. Andrea Costantini, confermati i risultati dei posticipi? Finale Roma-Atalanta 3-3, in questo momento il Benevento ha accorciato le distanze con il Lecce, mancano poco più di 20 minuti alla fine, gol di Costa su azione d'angolo, dunque quindi Benevento 3-1. 1, Lecce 3. A te. Grazie a te Andrea, grazie a Maurizio Daguì, i nostri tecnici Roberto Pulimanti, Gaetano Terio, Stefano Recanati per l'assistenza, noi ci vedremo sempre lunedì prossimo alle ore 21 su TV6. Grazie per averci scelto.